che è il MAEC servito, referente la collega Domeniconi che può venire, grazie, così almeno ce lo illustra, il gruppo dei colleghi lo vedete indicato, le classi coinvolte, seconde, terze e quarto di un alberghiero con indirizzo enogastronomia. Il MAEC è il museo di Cortona, dove sono appunto presenti reperti molto interessanti, e quindi ecco, magari Nadia puoi illustrarlo tu, vero? Dalla volontà di far salire il Vegni in città. L'Istituto Vegni è un istituto che risulta, soprattutto negli ultimi anni, piuttosto isolato da quella che è la vita della città alta. Siamo in piena campagna, anche un po' collegati male, e risulta sempre un pochino distante da quella che è la città di Cortona, la città murata, no? E quindi l'idea ci è venuta perché sentivamo l'esigenza di far conoscere anche meglio la nostra scuola e di mettere i ragazzi a confronto con la cultura alta, e l'abbiamo fatto in occasione di una importante mostra, lo vedete, c'è la locandina, la scoperta di Ercolano, perché nel 1738 è stato uno dei nostri concittadini a scoprire quello che oggi sono gli scavi della città antica di Ercolano all'indomani dell'eruzione del 79 avanti Cristo. E quindi ci siamo posti l'obiettivo di mettere di fronte i nostri alunni a classi aperte su base e di merito, ma anche volontaria, perché l'impegno era evidentemente importante per loro, cercando appunto di metterli di fronte a due periodi storici e svilupparli secondo quelle che sono le competenze che di solito cerchiamo di sviluppare. Quindi la conoscenza del territorio, le conoscenze storiche, non solo appunto storiografiche, ma anche sotto il profilo enogastronomico. Quindi il risultato è stato quello di andare a padroneggiare, occupare, fra virgolette, il museo cittadino per ben due sabati, dalla mattina al pomeriggio, dove i ragazzi si sono confrontati su diversi settori, quindi gli studenti che frequentano il corso di accoglienza turistica hanno fatto esperienza al desk piuttosto che come guide turistiche, gli alunni del corso di enogastronomia e sala si sono confrontati con appunto il servizio, ma non solo, la produzione di piatti, specialità tipiche del periodo romano e del periodo settecentesco. Altri alunni invece si sono cimentati sulla presentazione degli alimenti e degli ingredienti base dei due diversi periodi, e poi c'è chi si è voluto cimentare in una rappresentazione teatrale scritta e diretta in piena autonomia. Per quanto riguarda l'epoca romana, era un problema, diremmo oggi, di protezione civile rispetto appunto all'eruzione, ad un'emergenza quale appunto quella dell'eruzione di un vulcano. Mentre per quanto riguarda il Settecento il tema era l'incontro di Venuti, appunto l'archeologo cortonese che si era recato a Napoli alla corte di Carlo III di Borbone, rispetto appunto all'edizione del libro che avevano immaginato scrivere su un resoconto, un diario appunto della sua scoperta. E appunto di questo c'è anche un video fotografico montato dai ragazzi. Come vedete, locandina, tutto promozione, e quindi è stato un bello incontro tra tre istituzioni cittadine: la nostra, la scuola, ma anche il MAEC,
l'Accademia Etrusca e anche Aion Cultura, che appunto in questo momento è l'associazione che anima diciamo la cultura a Cortona. Come vedete, sì, appunto ci sono i ragazzi che servono, in questo appunto il Settecento, le bevande coloniali era il tema, e alcuni dolci realizzati sulla base di un ricettario del Settecento napoletano. Quindi competenze messe in gioco, come vedete, tantissime. E la cosa interessante è che in questa situazione i ragazzi credo che abbiano scoperto anche i loro talenti, perché c'è chi si è scoperto comunicatore, c'è chi si è scoperto regista, ma anche scrittore, cosa insomma abbastanza rara, perché magari non ci si mette mai in gioco in un istituto professionale. Sì, come vedete, pastiera di ceci, torta delle dame, tutti anche molto gustosi, e poi chiaramente di fronte a un pubblico vero, perché la mattina avevamo coinvolto le scuole medie e il pomeriggio i turisti, gli avventori di vari gruppi che avevano fatto richiesta di visita del museo. Del progetto CIAC, che invece ha coinvolto appunto i minori. Penso la professoressa Farina sarebbe più indicata, eventualmente per me, visto che sono qui, i racconti, esatto, identitari. Sì, abbiamo intanto, introduco. Abbiamo aderito ad un concorso di ANCI, ANCI Toscana, appunto i cantieri di narrazione identitaria, che è proprio un progetto sposato da ANCI Toscana, ma poi da tutte le associazioni ANCI regionali. E tra l'altro la nostra sindaca uscente ora è anche presidente di ANCI Turismo, quindi ci teneva molto che la nostra città partecipasse, e i nostri alunni diciamo hanno partecipato con un progetto di classe che doveva produrre un modo di raccontare in modo giovane la propria città, e lo hanno fatto pensando ad un'app che si chiama appunto Cortona Go, e il progetto è stato premiato. E quindi il Cortona Go è una, come dire, un modo ludico di scoprire la città attraverso degli avatar scaricabile appunto da un'applicazione che si chiama appunto Beaton, e attraverso i personaggi incontrati in questa app scaricabile appunto su uno smartphone, scoprire i vari angoli della città che hanno a che vedere con questi personaggi celebri. A Cortona appunto si parla di Luca Signorelli, Gino Severini, piuttosto che lo stesso nostro Jovanotti, che hanno inserito appunto nel racconto. E quindi questo progetto è piaciuto moltissimo. Ma sono, diciamo, la cosa interessante di questo loro lavoro, che ha coinvolto anche qui, non sto ad elencarle tutte perché ormai penso che le competenze le conosciamo tutti, diciamo che in qualche modo hanno bluffato, perché loro non erano molto in grado di scaricare l'app, ma hanno raccontato il loro progetto attraverso un video che oggi qui non vi presentiamo perché sarebbe estremamente lungo, perché dura circa 20 minuti, ma veramente montato molto bene con tutte le attenzioni del caso.
E quindi hanno saputo raccontare attraverso l'immagine, con uno storytelling, il loro lavoro, la loro idea, ed è stata premiata. È stata premiata anche perché poi questo progetto, che è stato ideato da un giornalista RAI che si chiama Emilio Casalini, Gruppo Report, tanto per insomma collocarlo, aveva indicato ai nostri ragazzi di lavorare per piccoli gruppi, e loro in modo molto 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 testardo hanno detto no, noi vogliamo, visto che si parla di identità, vogliamo trasmettere l'identità di Cortona attraverso l'identità della nostra classe, o tutti o nessuno. E ha servito perché è stato assolutamente corale.